presentarvi, non so da che parte presentarvi. Diciamo che qui sono in veste di formatore, ho una grande esperienza, soprattutto con i genitori con i quali ho fatto qualche migliaia di ore di formazione, ma anche nelle scuole e segnatamente con la... Attualmente sto lavorando anche con l'istituto alberghiero di Chianciano, sì, Pellegrino Artusi, sì. Lavoriamo insieme con questi ragazzi. E la cosa credo molto importante secondo me è che è una fascia di età questa difficilissima da raggiungere, con obiettivi educativi, diciamo così, extrascolastici, anche se poi fanno parte della scuola, e dei quali anche le amministrazioni spesso si scordano purtroppo. Quindi la cosa che fa veramente piacere è qui vedere che c'è un interesse di tutti attorno a questa fascia di età che vive un momento, diciamo, determinante per la vita degli individui, per la vita dei futuri cittadini, e che credo sia il caso di occupare, sulla quale cominciare a riflettere, sulla quale cominciare a intervenire, creando relazioni, creando, sensibilizzando, creando fiducia, magari cercando di mettere qualche pezza su quelli che possono essere le difficoltà e i danni che ci sono stati in passato. Devo dire che io lavoro anche come supervisore per il CEIS di Città di Castello e altri, e ci sono anche altri progetti di collaborazione qui in città. Al giorno d'oggi sono particolarmente importanti interventi, diciamo così, di tipo olistico come questi, che tendono a coinvolgere la globalità della persona umana, perché il mondo nel quale viviamo, che comincia a diventare complesso, difficile, forse non completamente a misura d'uomo. E credo che proprio qui, fra persone che in qualche modo fanno parte, si incaricano di creare le condizioni migliori per le persone, diciamo in particolare io mi sento molto importante per me, non so come dire, la missione di diciamo di diminuire certi stati di sofferenza nei quali si trova la famiglia nel nostro tempo. Stati di sofferenza legati a 2000 tipi di stress, basta, non so, riflettere in questo momento alle difficoltà dell'economia, ai licenziamenti che ci sono e che portano a segnali molto crudi che non sto qui a dirvi perché sono anche abbastanza tristi per certi versi, ma che se colti ci impegnano, almeno dai quali io mi sento profondamente impegnato nello svolgere un lavoro per cercare di aiutare le persone a stare meglio, a soffrire meno, e se stiamo meglio diciamo che ci prepariamo un futuro migliore. Pensate che in alcuni studi di economia ultimamente si preoccupano di fare delle inchieste per sapere qual è, quante persone si ritengono felici, no? Fanno delle statistiche su questo campo e se andiamo a leggere queste statistiche, che sono di lavori di economisti, andiamo a scoprire che il 70% delle persone si ritiene felici in paesi che di quello che una volta chiamavamo terzo mondo, mentre che nel nostro mondo occidentale non si arriva al 20% delle persone che si ritengono infelici. Che si ritengono felici. Quindi anche semplicemente questo dato sul quale si interrogano gli economisti, perché sembra lo scopo dell'economia, della politica, eccetera, dovrebbe essere promuovere il nostro benessere, la nostra felicità. E quando ho presentato questo progetto l'ho definito la mia creatura, perché in effetti l'ho amata, l'ho seguita chiedendo finanziamenti, l'ho seguita in tutti i suoi passi, perché sono convinta che sia importante. Poi perché io ho testato tutto su di me, non offro mai niente a nessuno se non ho fatto prima, non ho l'esperienza mia. E io so che in momenti difficili, come capitano a tutti nella vita, io mi sono avvalsa di queste tecniche e di queste esperienze per venirne fuori, mi sono venuta fuori arricchita. Questo è importante. Anche
perché io vedo che è un percorso di consapevolezza nel quale entri, poi è irreversibile, non torni più indietro e vai avanti, vedi che ci stai bene, e quindi io un percorso che faccio non soltanto io, ma tutta la mia famiglia, e dà risultati eccezionali nei rapporti interpersonali e intrapersonali, e questo è importante. E se noi vogliamo cambiare un po' anche quello che è la, il modo di porci di fronte alle cose, come si diceva prima, il mondo ha bisogno per sopravvivere di un'umanità nuova, e parte dalla consapevolezza individuale. L'obiettivo è che il contributo mi è stato dato anche dall'assessore alla sanità della regione, sanità, politiche sociali e politiche scolastiche, proprio perché hanno visto che il progetto è così, così articolato, prende in considerazione la persona in modo olistico, quindi nel suo insieme, anima, mente, corpo, e se noi riusciamo a portare, dare il meglio a queste tre componenti, sicuramente miglioreremo di gran lunga la nostra vita e quindi il rapporto con gli altri. Io comincio a spiegare lo yoga, dico prima cosa non è rispetto a cosa è. Lo yoga non è una religione, non è una ginnastica, non è una specie di contorsionismo e non è un'arte marziale. Lo yoga è una disciplina della mente che passa attraverso la disciplina del corpo e del respiro. Lo yoga è uno stile di vita, è un metodo per portare avanti con armonia tutto l'essere umano, dalla parte fisica, la parte mentale, la parte psichica. Nei confronti dei ragazzi, lo yoga può svolgere un compito molto importante nell'organizzare le loro risorse, organizzare e incanalare le loro risorse fisiche e anche intellettive. I ragazzi attraverso lo yoga possono aumentare la capacità di concentrazione, aumentare l'energia che viene dispersa magari in mille attività e quando arriva il momento di studiare non riescono a concretizzare. Non è una cosa facile con i ragazzi, perché non è neanche facile con gli adulti, insomma, incanalare le proprie energie, organizzare la propria vita in maniera diversa è difficoltoso. Infatti ci sono dei gruppi di ragazzi che seguono bene le lezioni di yoga, sono interessati, dei gruppi che hanno un'indifferenza verso lo yoga e dei gruppi che sembra che un pochino rifiutino qualsiasi cosa. Non vengono fatte delle tecniche molto impegnative, perché si comincia con tecniche semplici del corpo, posizioni, poi si fanno delle piccole pratiche di respirazione. Le posizioni del corpo servono a movimentare bene la colonna vertebrale, i ragazzi hanno delle posizioni abbastanza innaturali. Le tecniche di respirazione invece servono per equilibrare il sistema nervoso. Anche sciogliere emozioni? Sì, ma una volta che il sistema nervoso si equilibra, le emozioni vengono vissute, però incanalate e non come una cosa assoluta che può condizionare anche in maniera pesante la vita. Queste, quindi bilanciare le emozioni, si può dire? Sì, controllarle, bilanciarle, goderle senza farsi coinvolgere in una maniera eccessiva. Questo è molto importante. E questo serve in classe anche per ridurre quelle che sono poterlo soffrirle. Sì. Perché una persona quando riesce a essere controllata, sta bene con se stessa, poi anche con gli altri ha un rapporto più fluido, meno conflittuale. E lo yoga, ad esempio, per gli insegnanti, per i genitori, serve anche a ridurre lo stress. Lo stress oggi è la causa principale di un sacco di malattie fisiche e mentali. Con le pratiche di yoga fatte in maniera costante si riesce a rilassare il sistema nervoso, a isolare la mente temporaneamente da quella che è tutta l'attività quotidiana, l'influsso della società, il bisogno di essere in un certo modo piuttosto che in un altro, e poco a poco ci aiuta a guardarci dentro, a cercare quello che siamo realmente e come possiamo, pur vivendo in una società che magari ci appartiene poco, continuare ad essere noi stessi in una maniera libera.